Questa è la seconda serata, l'avevamo fatta anche l'anno scorso, questa serata con Don Chino, al quale noi, diciamo, organizzando la pedalata ecologica da 6 anni, quello, il ricavato della pedalata ecologica che facciamo sempre il 2 giugno, lo devolviamo alla sua associazione. Quindi Don Chino è il nostro presidente onorario. Quindi noi abbiamo anche il piacere, sì, vogliamo pedalare, vogliamo promuovere il ciclismo, però ci sono anche delle situazioni sociali che devono essere portate in evidenza in alcuni momenti. Quando si parla di sport, l'unico obiettivo comunque è quello di avvicinare i giovani, farli sentire a casa propria, e questo anche la ciclistica di Leffe è importante. Sì, noi proprio stiamo lavorando proprio per divulgare il ciclismo nei bambini, cioè al di là di quelli che la nostra associazione comprende anche tanti amatori, però noi, diciamo, il direttivo nostro punta sui bambini. Proprio il fatto di avere un campetto scuola presso le piscine, dove a breve, fra circa un mese, faremo il secondo corso di avviamento. È il nostro obiettivo, noi vogliamo portare il ciclismo nei bambini, imparare che usino la bicicletta, poi se vorranno fare agonismo c'è chi li può seguire poi nella carriera. Ecco. Tra di noi un ciclista doc che corre ancora e quest'anno farà il Giro d'Italia, il Giro del Trentino. Per arrivare ai suoi livelli innanzitutto bisogna amare lo sport. Sì, bisogna amare lo sport, sono partito anch'io da piccolino, è come la ciclistica Valgandino, e poi è diventato un lavoro con gli anni, però mi ha aiutato tanto a crescere ed è importantissimo quello che fanno loro per far sì che diventi professionista un domani. Ti aiutano a capire tante cose, anche se dovesse succedere che non lo diventi, comunque nella vita ti resta un bagaglio di educazione, rispetto per l'ambiente, per le persone, e quindi fa parte della vita, e è una bellissima cosa, e vengo volentieri tutti gli anni se riesco. Don Chino, lei è nato qui, qua ci torna sempre volentieri, addirittura presidente onorario, ma è qui soprattutto per sempre divulgare il suo messaggio, soprattutto a queste associazioni di volontariato. Ecco, io credo che sia importante parlare di partecipazione e socializzazione. I nostri paesi rischiano di essere degli alveari dove ognuno fa la sua celletta, entra e non esce. Bisogna ancora apprezzare la strada, i luoghi di ritrovo, apprezzare la festa, perché noi abbiamo già subito nelle nostre grandi città, Milano, Torino, Genova, abbiamo subito questo isolamento delle famiglie. La famiglia deve comunicare, deve trovarsi, ritornare a valorizzare proprio il contatto umano, perché senza contatto umano si è soli. E la solitudine porta alla depressione e a tante altre devianze, soprattutto giovanili, perché i nostri ragazzi trovano delle famiglie molto frantumate, molto divise, e poi per socializzare, per stare con gli altri, sballano.